Poi dobbiamo dare di... come consiglio, possiamo come consigliere, che avete proposto, potrebbe dare un'idea alle persone indicate, si può fare anche un sopralluogo, si può stabilire come identificare le persone in stato di gravidanza che possono far viaggiare lì, si terrà sempre nel consenso delle persone che sono approfittino, però bisognerà cercare anche magari di dare una regolamentazione, se si può, semplicissima, veloce, che magari si può individuare nello nel posizionamento delle righe rosa, perché anche al sottoscritto è capitato di andare a Legnato e lo sapeva come dimostrare che la propria coscienza un po' personale Emanuele, benissimo questo, bisogna cercare di dare un attimo una mamma, la partigiana. Comunque la nostra disponibilità non è che diciamo così, facciamo la proposta e poi non si vedete più e non si può colloquiare. Se lo so, dal punto di vista tecnico, quindi insomma. È una cosa molto semplice e informale, non è che ne parliamo. Paolo, dai, fanno la proposta per il direttore della NAF. Prendiamo atto del rifiuto a formare un gruppo di lavoro da parte dei proponenti. Votiamo la mozione, ci faremo carico di disponibilità della giunta. Potete farti la commissione, no? Volete un terminetti no? Prego. Prendo tutti la commissione. No, volevo solamente fare una considerazione a chi è me. Penso che l'iniziativa comunque sia apprezzabile, anche se secondo me bisognerebbe fare qualche sforzo in più, perché è vero che il problema c'è, però faccio un esempio concreto. Mi è capitato di passare davanti alle scuole per dire genitori, anzi una mamma in questo caso, con un bambino più grande però disabile, e era parcheggiato in seconda fila e facevo fatica a poter portare all'interno della scuola il figlio. Allora dico bene i parcheggi rosa indicati in determinate cose, perché non è che il parcheggio rosa sale in piazza per andare nella bottega d'Alitalia. Cioè, secondo me deve essere proprio indicato in maniera sensibile un posto sensibile come può essere la farmacia, che lì c'è un punto critico. Quindi io dico lì ci sarà un numero vicino alla farmacia, ovviamente, perché lì c'è il problema grosso per una persona gravidante di poter accedere alla farmacia. Ecco, questo lo vedo importante, quindi importante vedrei di allargare in maniera più propositiva, non solo per le mamme in gravidanza, per le signore in gravidanza, per le mamme, ma anche per chi ha problemi di bambini disabili, perché io proprio ho visto questa situazione qua. No, va benissimo, cioè, va benissimo tutto. Potrei aggiungere 50 categorie non protette e altre cose. Adesso non devo mia a fare il parcheggio se viene chiese uno del mio, uno del tuo, uno dell'altro. Il problema vero di Nogara è probabilmente di ripristinare possibilità di sosta a livello complessivo e quindi che comprendano anche i momenti di criticità. Probabilmente, se non li togliavamo prima, qualche parcheggio in più c'era e magari riuscivamo anche a funzionare meglio. Ci siamo impegnati in maniera anche, se volete, minimale per dare un minimo di dotazione ulteriore dei parcheggi. Accogliamo anche volentieri questa mozione come segno di sensibilità complessiva anche verso il mondo femminile da questo punto di vista. Evidentemente poi il problema dell'organizzazione generale dei parcheggi esiste comunque, bisognerà andare a fare segnaletiche più incisive, perché tutto sommato ne abbiamo anche qualche spazio di parcheggio di qualità, quindi bisognerà anche capire meglio come funziona, probabilmente qualche altro aggiustamento di viabilità bisognerà farlo con un minimo di tranquillità. Quindi noi accogliamo la mozione, ci faremo carico come giunta, visto che non c'è disponibilità di consigliere di minoranza, di collaborare e andremo a relazionare. Non ho detto che non do la disponibilità, ho detto che non cercherà una commissione di lavoro. Ci sono qua, se fai i tecnici da fare.
se fai la mozione, te la proponi a te, se devo darmi una manga a farla, te per dire no, prendo atto, non è un problema, non ti ho detto di no. Ho detto che una commissione come proponi te per fare, per realizzare questi parcheggi rosa, va bene, inutile, dei uffici tecnici molto più competenti, se lo vuole in fase, come chiede per Paolo, se si parla non è che sto per dire. Impegni, sempre impegni, ma non cambia niente, certo, siccome non è mia, che sono i problemi di erogare con i parcheggi rosa, perché nella mia ora è lo stesso, dai, va bene. Mettiamo in votazione la mozione del consigliere Montevecchi. Favorevoli? Sì, poi ci facciamo carico delle gare aggiunte per il buon pomeriggio. Al punto 7 abbiamo deroga alle norme bonifiche rispetto al progetto per la costruzione del chiesto di impedimento della rotonda San Bartolomeo Apostolo, città località Tavanara. Tema conosciuto, ho avuto anche risalto sulla stampa, ma al di là di questo non voglio intervenire se non costretto. Si tratta di, questa sera di dare la pratica, la parte finale di una pratica edilizia che è iniziata per quanto ci riguarda in giugno e con una deroga agli strumenti urbanistici perché altrimenti non si potrebbe costruire. Si tratta di una piccola pertinenza riguardo una chiesa che ha avuto un permesso da parte della sovrintendenza di alimentare, insomma, intendenza di beni architettonici e che richiede oggi deroga per poter essere costruita. Prego. Allora, non si discutono i tempi tecnici, come è stato anche dichiarato, normale, perché quindi probabilmente non si poteva fare altrimenti. Però non voglio avere la presunzione di insegnare nulla, ma forse aver avuto un maggiore dialogo con chi stava costruendo questa cosa, forse fare un passaggio in consiglio comunale prima, forse poteva andare nella direzione giusta, poteva essere evitato. Posso chiederti cosa sai tu che abbiamo fatto e che avremmo dovuto fare? C'è quello che fa saperlo, che se viene imputata questa amministrazione e agli uffici carenze, vorrei capire tu cosa sai di quello che è stato fatto o non fatto. Io quello che dico è che il passaggio all'interno del consiglio comunale si poteva fare anche prima. Perché? Dimmi perché. Perché non vedo quello un problema. Dimmi perché. Dimmi perché. In termini tecnici di passaggio. Sì, forse una settimana prima può darsi, e questo è il problema. Beh, insomma, forse si poteva, comunque, quello che l'invenzione che si dice è che si poteva fare in maniera diversa, cioè dimmi cosa dovete fare, se no mi tocca ricostruire la vicenda, ti devo dire che non ne voglia, ma non perché non abbia voglia, perché sono anche un po' seccato questa vicenda qua, ma al di là di quello, se tu mi dici dal punto di vista della tempistica dei passaggi dove questa amministrazione è stata carente, se è vero io ti dico hai ragione, chiedo scusa a te e ai cittadini. Ma voglio sapere dove non sbagliato, perché non voglio ancora capire. Proprio fa fatica. Cioè, se uno mi dicesse, tanto per essere chiari, che vado in comune a Isola, vedo qua, e che in 3 mesi mi approvano una procedura edilizia in cui ci sono 2 permessi ambientali, un permesso monumentale e una variante al piano regolatore, e mi dicono che in 3 mesi lo faccio, e poi facendo in fronte che me lo dice. È chiaro? Sfido chiunque di voi a trovarmi in qualunque comune del Basso Veronese una procedura per la variante urbanistica di questo genere, beni ambientali, beni paesaggistici e monumentali che duri 3 mesi. Ve sfido pubblicamente. Allora io chiedo pubblicamente vi sfido. Perché questa è un'indecenza, chiaro? Scusate se mi alto un attimo. Chiedo, se
chiedo cosa, cosa evitava di fare il passaggio in consiglio comunale. Siamo arrivati in consiglio comunale dopo che è stata approvata dalla commissione edilizia, sono stati depositati i documenti. Siete voi, chiudiamo anche la seduta, la facciamo in privato e dico anche delle altre cose che non ho voglia di dire, chiaro, punto, fine. Quindi vi dico, vi sfido a trovare una procedura di deroga, regolamento urbanistico in qualunque comune del Basso Veronese portata a termine in 3 mesi, sfida pubblica. No, perché... Quello che siamo impegnati tanto, cioè, mi guarda, io parlando una volta col proprietario, Flavio, che sa toccare l'inefficienza anche a lui, non l'ha mai neanche visto, non sa neanche a Cile, la procedura è stata portata avanti dagli uffici tecnici, io credo in maniera egregia, però è un'impressione mia, non è che siamo stati bravi, sono stati bravi gli uffici, però per carità va bene, insomma, non è un problema. Perché sempre... Se ho sbagliato mi scuso, va bene. Ma più chiaro... A nome dei miei dipendenti, non mio, Ciano, era solo un discorso di forma, perché mi sembra che... Ma tutti lo hanno capito, tante volte a me, cosa doveva fare? A loro, si è stato promesso a loro delle cose... Cosa? Dimmelo! Cioè, era stato detto che si poteva, ad agosto, si poteva fare... Sì, niente, se fermo la festa del San Bartolomeo il 24 d'agosto, vedete con me a posare la prima pietra, lui vuole di chiedere, punto. Era questo il impegno. No. Vabbè, se fosse stata fatta la festa di San Bartolomeo che sarebbe andata, sarebbe andata a posare la prima pietra, non mi ha sospesa la festa di San Bartolomeo. Nel presente che qualcuno che è dipendente dell'Atta da noi ha posato la prima pietra 2 volte per gli uffici di Nogara, circa 3 anni fa, siamo con lui a aspettare la seconda, pensa. Cioè il posa di prima pietra, i termini scientifici, sono anche vero per Wikipedia, pensati. È un rito orientale, orientato, simbolico, per dimostrare che una comunità sia propria di un bene. Quindi lei è assolutamente indipendente da qualunque tipo di procedura. Devo anche dire, a onore del vero, e non è merito nostro, io non ho fatto niente, quindi non so neanche se è cosa vera, è onore delle amministrazioni precedenti, Olivieri o altro, di aver fatto contributi per la chiesa, so che è stato dato di schede e altre cose, cucandosi anche a loro da mare alle parole, perché so che così. Va bene, lei stesso, per carità, ti dico, probabilmente è difficoltà di comunicazione, beh, non lo so. Probabilmente si sono prese le parole, però si sono prese anche i ringraziamenti, visto sì, tant'è che l'amministrazione Olivieri, oltre ad aver dedicato tempo e soldi, mi sembra che comunque abbia partecipato anche alla preparazione. Non vuole mia farla, perché questione privata, sai, questo è indirizzato, credo signor, che ti è cominciato a Milano, che ha fatto il 36. Egregio architetto Luciano Mirandola, con sentimento di profonda stima e conoscenza, il Consiglio di amministrazione esprimerà tutti i suoi familiari, cosa del genere. Armando, revisato. Ciao a volte, ciao a parte. Questo non è di adesso, riguarda alcune cose fatte, perché abbiamo fatto quella chiesetta, abbiamo fatto di concerto. Allora, evidentemente, è qualcosa che non quadra. Però ripeto, non ho voglia di andare più in là, vi chiedo se possibile, per rispetto anche mio, perché sono anche un po' agitato, agitato nel senso che sono nervoso, se no ripeto, chiedo il consiglio comunale chiuso e dopo le notizie di altre robe, vi chiedo se volete di votare o non votare l'atto finale della deroga, appunto, dopo spero che si costruisca, sarò il primo ad andare, vedremo le manutenzioni, abbiamo parlato con Paolo anche di questioni di gestione, abbiamo fatto tante robe con alcune, abbiamo parlato con tutti, per capire abbiamo sbagliato e continuo a pensare che non, insomma, sì, per carità, può venire qua 7 giorni fa il segretario che aveva da arrivare, non era in ferie perché non è andata via, sì, abbiamo sbagliato i 7 giorni, che va bene, questo che sono le parole, anche il segretario si è preso parole, se volete, non sapendo neanche a Cilea, anche a parole tipo fior del mondo, no, non ero questo genere. Allora, evidentemente qualche problema c'è. Non temete. Io sono un po'... La riunione di capigruppo è stato detto che abbiamo portato avanti anche noi in linea sì, abbiamo fatto un volantino e l'abbiamo distribuito come rete.
restituito, signor Trevisani. Okay. Cioè, sono, ci siamo interessati come gruppo a quella che è stata un po' la faccenda. E quindi ho buttato giù un po' di date per capire qualcosa, insomma, su questa faccenda. E praticamente, anche se è un po' intercugliata, nel senso che è un po' difficile andarne fino a fondo, e penso che il Consiglio Comunale, insomma, sia uno degli strumenti appropriati per capire un po' di più la questione. In data 18 marzo 2011 è stata presentata la domanda di permesso di costruire di questa sacrestia. Sì, dopo io conosco in base a quello che ho chiesto e che ho letto anche da quello che è stato scritto sull'arena e anche quello che ho chiesto un po' gli uffici tecnici di competenza, no? Le elucidazioni per capirne un po' qualcosa. Quindi il 18 di marzo è stata presentata la domanda è stata fatta la richiesta del permesso di costruire. Logicamente, essendo zona agricola i due, edificabilità legge regionale 11, edificabilità delle aree agricole, o costruire solamente i coltivatori diretti, e quindi come richiesta andava effettuata una deroga, no, a quelli che erano gli strumenti urbanistici. Il 23 di luglio 2011, Scusate un secondo, ti interrompo solo per precisare, puoi leggere anche le misure del progetto? Sì. Te le leggo io. L'edificio misura metri lineari 10 per 5 e altezza 3,5, vista dalla strada 10,60 e vista dall'oratorio 20,77. Questo te lo dico per precisazione, adesso andiamo fino in fondo. Sì, ma non assumiamo a vedere le misure. Allora, il 23 di luglio la commissione inizia a dare parere favorevole. Dal 23 di luglio all'8 di settembre, praticamente, io dico una cosa, che poteva perlomeno essere fatto anche il Consiglio Comunale. Il 23 di luglio è un parere favorevole della commissione di giustizia, è scritto qua. Che siamo in grandi scherzi, la procedura. Il 23 di luglio ha dei precedenti. Il 27 di maggio. Ce l'hai questo? È scritto sulla delibera, il 23 di luglio. Allora, ti do la mano, posso? No, vorrei finire dopo di dare tutte le delucidazioni del caso, perché ti ripeto, non ho mai capito la questione. Poi, il 2 di settembre esce un articolo, no? Dove si va a dire che la Fondazione ha presentato che non pagare neanche di privato, cioè non conta niente qua di privato, vedi, la Fondazione che ha fatto la richiesta, ha presentato a marzo la richiesta del permesso di costruire, mi risulta sì, il 18 di marzo. Mi risultano anche altre cose che non so, chiedo a voi. E mi sembra un volantino con delle precisazioni, no? Sì, perché ha aggiunto anche delle frasi, devi conoscere l'argomento, se no lo vai a aggiungere. Sì. Ma se no ti limitavi a fotocopiare un articolo veramente. Spero che lo chiedo a te. Io ti dico, se hai aggiunto delle frasi, devi conoscere l'argomento, posso finire tra l'altro. Sì. Allora, il 23 di luglio la commissione dà parere favorevole, e dal 23 di luglio all'8 di settembre praticamente non viene fatto nessun consiglio comunale. Ai 15 giugno il sindaco incontra il segretario di questa fondazione e dà diciamo così, una promessa personale che entro il 24 di agosto sarebbe stata posta la prima pietra. Ecco, quello che c'è scritto qua sulla rete. C'è scritto che
Un altro design riferisce che il 1 di giugno il contratto sindaco di Ciano di Randolph per esporre il nuovo progetto. Il sindaco, tra virgolette, spesso si è dichiarazioni di... Il sindaco ti assicurò che la festa patronale di San Bartolomeo, 24 di agosto, si poteva organizzare un rito solenne con la benedizione della posa della prima pietra del nuovo edificio. Perfetto, perfetto. Ciò che lo bello o no? Sì, domanda. Un freddo e furia, se non è mai stato dentro il consiglio. Chi risulta che il freddo? Il 29 di agosto. Il 29 di agosto. Il 29 di agosto lo sportello unico dell'edilizia comunica al segretario della fondazione, questo signore qua, Trevisani, Armando, comunica che l'Inter, quindi questa deroga che sarebbe passata dal Consiglio Comunale, si sarebbe conclusa nel 2012. Ci sta a dire? Il 31 di agosto, e qua ho capito, il 31 è una situazione grave. Non mi capisco, poi questa è la fase del 2012. Lo prego di verbalizzare questa decisione. Sì, il 29 di agosto lo sportello unico dell'edilizia del Comune di Novara comunica che probabilmente l'Inter sarebbe stato concluso. Ha comunicato che l'Inter sarebbe stato concluso nel 2012. Verbalizza. Poi quindi qui chiedo a voi, il 31 di agosto la fondazione, e qui non ho ben capito, inoltre allo sportello una richiesta di applicazione della pratica, che penso sia quella che è chiesto. Allora, le misure prima. Cioè, la domanda che vado a fare io è questa. Quante parti sono state presentate? Se questa richiesta è stata, diciamo così, anche perché mi sembra che ci sia un contributo sostanzioso, adesso non so riporto, leggo quello che è scritto sui giornali, dato a questa fondazione per poter costruire... Ecco, questo non lo sapevo, hai qualche dato in più? No, perché ci interesserebbe sapere, visto che lui accusa gli uffici tecnici di averle procurato un dolo, perché non è riuscito a prendere i soldi che le avevano promesso, vorremmo sapere a quanto ammonta la cifra e che tipo di contributo era, e la sua veniva erogata. Non so, ecco quello che c'è scritto su Corriere. Allora, ti sei tutto parzialmente, ti devi dire, l'ha perso un contributo. No, io so, quello che c'è, io ho cercato di fare un po' di delucidazioni e di chiedere a voi quella che è stata un po' la questione, perché non capisco. Cioè, se la delibera, se la fondazione ha richiesto, e questa è una domanda che faccio a voi, ma se la dichiarazione della pratica, ma è la dichiarazione di questa pratica qua che abbiamo adesso, oppure un'altra, bravo, perché devo dare l'ufficio tecnico, che ti dicevo che mi l'ha detto lì. Ma no, l'ufficio tecnico, ho chiesto l'ufficio tecnico, mi è stato riferito che c'erano due pratiche. Ah, allora, non sei una pratica, una lo sai. Pratica, lo so che te domando. Perché erano due pratiche? Questo che dite che è assessorato di competenza. Sì, perché erano due pratiche, domanda mia. Perché prima presentano una pratica in data 18-3 e poi in data 27-5 ne presentano un'altra con ben altre misure, con un numero di protocollo completamente diverso dal primo, quindi due pratiche ben distinte. Devono andare in commissione edilizia questa pratica e non si sa quale mandare. Quello, come quello? Non si quello sa quale che andiamo mandare. A preoccupare adesso, cioè, prima pratica la variante. Quello è mi devo domando, ti è scritto che va tocco, che gli uffici no, sono non mi è hai fatto un volantino. È scritto sul volantino, sul volantino abbiamo scritto. Vi chiedo perché non capisco anch'io. Distribuisci un foglio alla domenica mattina in piazza e non sai perché. No, non so il perché. Però, ho capito e mi sono un attimo confrontato con gli uffici tecnici e mi hanno risposto che c'erano due pratiche. La prima che è questa, se non ho ben capito male. Che andiamo a fare?
visto che hai un assessorato di competenza. Vabbè, se lui va a ritirarsi. Quella prima, e poi ce n'è un'altra che è una variante, mi risulta che la prima pratica sia stata il 31 di agosto, inoltrato allo sportello, la richiesta di archiviazione. Questo è quello che ti domanda. Amico, che domanda lì si è presentata la pratica, per dire la verità. Perché crea confusione e poi alla fine si vuole avere anche torto e denuncia gli uffici comunali? E poi ripeto, imbastare su queste cose, che anche fatto bene a livello comunitario, preciso di fare solamente. Allora io non parlo di questo. Ho fatto il lavoro perché il 23 di luglio, nel parere favorevole della commissione edilizia, per cui secondo me i comunali hanno fatto il loro lavoro. Ripeto, consigliere Montemeri, ci invito a chiudere, perché dopo mi sono anche stufo di questa roba qua. La invito a chiudere, formalmente la invito a chiudere. Questa sera non siamo qua per discutere di cose che, ripeto, è meglio non discutere. Che siamo i cittadini, se ritengono che questi uffici e l'amministrazione abbia fatto subire dei torti, hanno tutti gli strumenti possibili per fare quello che vogliono. È chiaro? Noi stiamo concludendo questa sera l'unico iter forse fornito di tutti i documenti che ci ha presentato un cittadino. Altro non mi interessa. Se gli uffici e l'amministrazione hanno fatto dei torti, che tutti gli strumenti, come l'amministrazione, ha tutti gli strumenti di tutelarsi, chiaro? Vabbè, non sono comunque soddisfatto, ora continuo a stare su questa roba qua, ma devo vedere alcune cose che sono soddisfatto. E alcune cose che non posso capire. Quindi rimango con i miei punti di domanda. Allora, se io, scusa, non per far polemica ulteriore, ma se io conoscessi la persona, ok, e do una risposta anche al consigliere Bernardinezzi, il quale magari mandatomi dal sindaco perché avete detto il sindaco ha promesso, no? E quindi doveva darsi da fare lui, una persona, penso che se la promessa era così minimo, io questo signore vorrei almeno conoscerlo, visto che la pratica dovevo seguirla, giusto? Oltretutto, me la ripeto, chiedo, dovevo seguirla in maniera particolare a questo punto, questo vuol dire, no? Dovevo metterla sopra altre pratiche, questo voglio dire con altri pezzi, cioè nel senso si poteva andare in consiglio comunale prima, se certo, prendi il foglio che sta sotto, lo metti prima degli altri, questo è quello che si usa a fare in certi uffici, a Nogara per fortuna no, se mi accorgessi di questo sarebbe grave, ti dico solo questo, quindi qui si è seguito un iter normale. No, accelerato comunque. Forse anche accelerato, ma di carattere normale, perché purtroppo ci sono, come detto te prima, degli impedimenti che riguardano una variante in un luogo prettamente agricolo. Quindi qua andiamo a dire una costruzione, riferisco anche a chi magari non vuole rubare, no, terra e costruire cemento, beh qua si va a fare cemento, al di là che sia un luogo di culto, una sacrestia, quello che vuoi, in luogo agricolo, quindi è una variante al PRC. La variante di questo tipo richiede che venga discussa in commissione edilizia. Ok? Il discorso. Bravo. E come mai si è trovato in due progetti? Anche questo mi sarebbe piaciuto chiedere, ma io non lo conosco. Tu lo conosci, potevi chiederlo. Oh, lo chiediamo noi a te, che sei anche soltanto a te. Io, consigliere Montemeri, un'innocenza che posso avere è quella di parlare con gli uffici e chiedere spiegazioni in merito, perché vedo che è passo qua è il primo progetto e la variante che abbiamo, perché non lo riesco a capire. Il primo progetto, perché il secondo è stato presentato e poi è stato ritirato. Sì, e il primo progetto poi è stato ritirato in data 31 di agosto? No. E allora vabbè, sta ritirando il secondo. Sta ritirando il secondo. E sono stati presentati, ti ho detto allora. Il 18/3 è stato presentato un progetto e ha un numero di protocollo 3422, se vuoi prendere nota. Il 27/5/2011, il protocollo 7053, è un secondo progetto. In data 31/8, il protocollo 11/300, l'architetto Casale Rita, in qualità di progettista, chiede l'archiviazione della domanda di permesso di costruire, protocollata il 28/6/2011. Quella del 18 marzo, la prima, non la variante. Ma io chiedo a te. No, chiedo io a te. Ma io chiedo a te. Come mai?